Quindi io sono Ariel Filzin, rabbino della comunità di Napoli, che è la, diciamo così, l'ultima comunità andando verso sud, quindi tutto il sud Italia è seguito dalla comunità di Napoli, da Napoli fino alla Sicilia. E quindi anche il tempio di Napoli. Oggi noi festeggiamo la festa di Hanukkah, che è una festa che diciamo, capita sempre in questo periodo, perché il calendario ebraico è un calendario lunare, anzi è un calendario luno solare, quindi i cicli vanno secondo la luna ma vengono poi riadattati alle stagioni. E quindi bene o male capita sempre in questo periodo, nel periodo invernale. E la festa rappresenta ricorda un periodo storico in cui ci fu una i greci cercarono di impedire agli ebrei di professare la propria religione, prima in modo non violento, attraverso in qualche modo l'assimilazione, e poi quando la cosa non si accorsero che non funzionò, incominciarono a farlo anche in modo violento, obbligando, quindi vietando le feste, vietando l'utilizzo del santuario, eccetera. A un certo punto quindi ci fu una rivoluzione che riuscì a ripristinare l'uso del santuario. E quindi la festa è una festa dell'autodeterminazione di ogni popolo, e in particolare ci fu anche un miracolo. Il miracolo fu che quando rientrarono nel santuario dopo averlo liberato, c'era solo una piccola ampolla di olio sufficiente a un giorno, e la cerimonia di inaugurazione dura 8 giorni, e questa piccola ampolla d'olio riuscì a durare miracolosamente per tutti gli 8 giorni. E quindi noi per 8 giorni ricordiamo questo miracolo, e quindi accendiamo prima una candela, poi 2 fino all'ultimo giorno che è oggi, in cui accendiamo tutte e 8 le candele. E quindi è la festa che ricorda il diritto, nel nostro caso del popolo ebraico, ma di tutti, ad avere poter esprimere la propria religione. E per questo è una delle poche feste che noi condividiamo anche verso l'esterno. Di solito le feste sono molto, più rivolte all'interno e a una sorta di comeditazione, ma comunque di introspezione. Se vogliamo aggiungere qualcosa, in realtà quando noi festeggiamo questa festa, tutte le volte avviene in parallelo al ciclo normale del Pentateuco che noi leggiamo. E durante questi giorni, quindi tutti gli anni, capita che, siccome noi leggiamo ogni anno, ogni sabato, un pezzo del Pentateuco, fino ad arrivare a leggerlo interamente in tutto un anno. E quindi nel periodo di Hanukkah leggiamo le vicende di Giuseppe. Non so chi di voi conosce la storia di Giuseppe, è la storia di un uomo che fu schiavo, che riuscì poi a diventare il viceré d'Egitto, e tutti gli anni ci domandiamo ma che cosa hanno a che fare queste due cose, perché leggiamo queste storie in parallelo, e forse una delle spiegazioni è proprio che la vicenda di Giuseppe è la vicenda di un uomo che, nonostante abbia vissuto in mezzo alla società in cui viveva, alla società egiziana, nonostante sia stato capace di contribuire nel modo migliore alla salvezza dell'Egitto, perché Giuseppe fu quello che riuscì a salvare l'Egitto, nonostante questo lui aveva mantenuto tutte le sue la sua fede le sue credenze senza assimilarsi interamente. Questo forse per noi è l'insegnamento migliore, perché noi abbiamo sempre avuto la volontà, si spiega, di
inserirci nella civiltà dove viviamo, ma anche di continuare, ma di non perdere le nostre tradizioni. Fate una foto tutti lì davanti, sì, no? Sì.